Candidature provinciali e corsa delle leadership a creare un contatto con l'elettorato. Si va determinando in questa campagna elettorale un forte aumento delle candidature, una eccessiva parcellizzazione che non aiuta le zone meno popolose come il sud della provincia. Non sono direttamente interessato alle provinciali perché adesso abbiamo le elezioni comunali e ho avuto occasione di parlare con amici che sono candidati nel centrodestra e nel centrosinistra. E sinceramente a tutti ho detto la stessa cosa. Noi abbiamo avuto dei rappresentanti nella consigliatura che sta per concludersi a livello provinciale, che sono tutti quanti meritevoli di stima e di elogi, che però non sempre sono riusciti ad esprimere, ad imporre quelle che erano le loro volontà, ma non per incapacità, è perché in realtà forse è a monte di come nasce l'espressione e la rappresentanza del territorio, e questo va nella direzione che diceva lei. Se nel territorio non nascono delle candidature che nascono dal territorio, ma molto spesso vengono invece cooptati dalla centralità, allora si corre il rischio a volte che nel momento in cui si viene a ricevere questa gratificazione e nel momento in cui queste gratificazioni portano anche a un risultato soddisfacente, molto spesso il candidato che è stato già cooptato e che già ha avuto non sempre può battere i pugni sul tavolo, non sempre può nel momento in cui vuole andare ad esprimere delle problematiche anche del territorio avere la forza di esprimerle, perché non ha alla base un territorio che lo sostiene. Per fare un esempio pratico, io dico, se un consigliere o un assessore di quelli attualmente in carica sono tutti forti, ma se il presidente decide di togliere la delega a qualcuno probabilmente non se ne frega nessuno, perché non c'è un territorio alle spalle che lo sostiene. Diversamente, se un consigliere avesse un assessore alle spalle, un territorio che lo sostiene, insomma il presidente si dovrebbe guardare bene dal rimuovere un assessore. Ma per fare questo sarebbe necessario che non ci debba essere una parcellizzazione delle candidature. E allora ritorniamo al discorso iniziale, che sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. I due candidati stanno riescendo molto bene il loro ruolo, fanno quello che devono fare, cercano di mettere più candidati perché vanno a rastrellare per la causa comune quanti più voti possibili in ogni paesino di ogni collegio. Però questo sicuramente è a discapito di quella che è la rappresentatività del territorio. E forse il territorio in questo doveva fare uno sforzo e dire ognuno ai propri rappresentanti candidati alla presidenza della provincia di dire: noi ti sosterremo e ti voteremo, però il candidato ce lo scegliamo e deve essere uno, ma deve essere un candidato forte. Ma probabilmente loro forse è proprio questo candidato forte che non volevano.